Allora, a distanza di non poche settimane siamo nuovamente qui in Viale Romagna, siamo in compagnia di Nicola, avevamo fatto un servizio con lui per un'area parcheggio a sosta per disabili che un po' languiva, c'erano tempi un po' lunghi ma per le sue necessità serviva urgentemente. Allora Nicola, siamo qui perché fortunatamente possiamo vedere che tutto è andato bene, certo. No, c'è stata un'associazione che ha così preso, aiutato, stimolato l'amministrazione pubblica perché accelerasse un po' l'iter, esatto. E tutto è andato bene. E tutto è andato bene, certo. Quindi soddisfazione massima. Ma soddisfazione, finalmente torno a casa comodo. Ecco. Okay? Quando diciamo non mi muovo tanto, parcheggio qui e track, entro dentro casa. Tu hai avuto modo di parlare con questa associazione e ti senti anche in dovere di ringraziarla. Sì, ringrazio Francesca che è l'associazione genitori con figli con disabilità e che è anche presidente, ho preso appunti, è referente del centro CDH che è di Fano, che sarebbe la documentazione informazioni handicap. E se vogliamo aiutare queste associazioni fanesi con il 5 per 1000, ho qui il numero e ve lo dico in diretta. Il numero è 900-2157-0412. Ecco, queste associazioni sono importanti perché magari aiutano le persone come te e aiutano il territorio a districarsi anche su iter burocratici che magari uno non è proprio, come dire, addentro. Esatto. Quindi grazie che siete tornati, ringraziamo anche il comune e diciamo chi ha imposto tutta questa cosa qua e niente. C'è tutto, cartello, tutto. Strisce, tutto a posto. È esagerato, però va bene. Però va bene, esatto. Per te era importante questo risultato? Per me era importante, sì, al momento sì. Però è importante anche che altre persone che bisognano di questo posto sanno che comunque le cose funzionano. Questa è stata una buona via, ecco. Per accelerare la burocrazia, tutto qua.